La legge fondamentale della biologia stabilisce che solo da vita nasce la vita. E tuttavia alcuni scienziati suggeriscono che forse la vita può nascere dalla non vita. In epoca medievale, ad esempio, il mondo della scienza era convinto che vermi e mosche fossero generati direttamente da mucchi di rifiuti e di immondizie. In effetti, la credenza era così radicata che nel 1688 il celebre scienziato italiano Francesco Redi dovette dimostrare, per mezzo di un semplice esperimento, che vermi e mosche nascevano dalla spazzatura ma non provenivano da questa. Redi mise un pezzo di carne in 3 contenitori separati. Il primo contenitore era ricoperto da un pezzo di tela sottile, il secondo da un pezzo di carta e il terzo rimase aperto all'aria. Molto presto delle mosche cominciarono a entrare nel recipiente aperto e si posarono sulla carne putrefatta. Nonostante le mosche non potessero entrare nel recipiente coperto dalla tela, potevano sentire l'odore della carne e si posarono sulla copertura. Il recipiente coperto dalla carta bloccò l'odore e le mosche lo ignorarono. Dopo un po' di tempo, delle larve apparvero sulla carne che si trovava nel recipiente aperto e delle larve apparvero anche sulla tela fine che copriva il secondo recipiente. Invece nel terzo recipiente coperto dalla carta, la carne non aveva larve. Fu allora chiaro per tutti gli scienziati che le mosche avevano deposto le uova sulla carne del recipiente aperto e che si erano schiuse facendo nascere delle larve. Poiché le mosche non potevano arrivare alla carne del recipiente coperto dalla tela, ma potevano solo sentirne l'odore, deposero le uova sulla tela. Il recipiente coperto dalla carta non aveva odore di carne, così che le mosche non ne furono attratte. Questo recipiente era privo di larve. 2 secoli dopo, tuttavia, la credenza degli scienziati nella generazione spontanea della vita era ancora molto forte. Questa volta si trattava del mondo microscopico dei batteri e delle alghe. Questi microrganismi sembravano proprio venire dal nulla e molti credettero che fossero generati dalla materia in cui erano stati trovati. Uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, Louis Pasteur, non condivideva questa opinione. Era convinto che la legge fondamentale della biologia, secondo la quale solo la vita genera la vita, fosse valida per i batteri così come lo era per i vermi e le mosche e ogni altro essere vivente. Così, davanti a un pubblico scettico, eseguì anch'egli un esperimento. Preso un recipiente, vi mise del brodo che aveva sterilizzato e lo chiuse ermeticamente. Nessun batterio si formò sul brodo. Allora Pasteur utilizzò un recipiente con un becco stretto a forma di S. Poiché le particelle che veicolavano i batteri rimasero bloccate nel collo del recipiente, nessun batterio si formò sul brodo. Il mondo scientifico fu costretto ad accettare i fatti. Un secolo più tardi si è di nuovo imposta la convinzione che la vita possa nascere da una materia inanimata. Questa volta si crede che molto, molto tempo fa si sia prodotta una vita primitiva da gas e sostanze chimiche semplici. Così tutti gli occhi si sono volti a Marte. Il motivo era che la sua atmosfera e il suo clima, benché estremamente freddi e secchi, sono molto più simili a quelli terrestri di quelli di ogni altro pianeta. Marte sembrava proprio essere ciò che si cercava, una sorta di laboratorio naturale sospeso nello spazio che poteva risolvere la questione se la vita potesse svilupparsi dalla non vita. Non si sarebbe più potuto dubitare che la vita si fosse evoluta sulla Terra se si potevano trovare tracce di vita altrove. Il 20 agosto 1975 fu un giorno speciale per molti scienziati. Era il giorno della missione Viking 1 alla volta del pianeta rosso di Marte. Quando la squadra dei tecnici si installò di fronte ai computer, agli strumenti e agli schermi, si stava eseguendo l'ultimo controllo del veicolo spaziale. Tutto era pronto, il conto alla rovescia era cominciato. Una costosa avventura spaziale era sul punto di scattare per dimostrare una volta per tutte che, date le condizioni necessarie, la vita poteva svilupparsi dalla materia inanimata.
Il razzo speciale Viking era provvisto di uno dei miracoli tecnici di oggi. Un laboratorio scientifico in miniatura in grado di eseguire tutti gli esperimenti di un moderno laboratorio universitario, ma della grandezza di circa mezzo metro cubo. Questo fantastico apparecchio atterrò sulla superficie di Marte e gli esperimenti cominciarono. Esso doveva prelevare del terreno, analizzarlo con i suoi strumenti ultramoderni ed inviare i risultati sulla Terra. Di una cosa gli scienziati si sentivano sicuri: se non c'era della vita in quel momento, sarebbe potuta esistere nel passato. C'erano infatti degli indizi che un tempo su Marte esisteva una superficie acquea e questo avrebbe potuto creare delle condizioni simili a quelle che sono dovute esistere originariamente sulla Terra. Gli scienziati, eccitati, erano impazienti di analizzare i dati che pervenivano in massa alla missione di controllo. Ci fu allora uno shock. Era veramente una grossa delusione, simile probabilmente a quella provata dai loro predecessori all'epoca dell'esperimento di Pasteur. Erano stati così sicuri che la vita potesse generarsi dalla materia inanimata che era quasi inconcepibile scoprire che il suolo di Marte era sterile. Non solo non c'era segno di vita, ma non c'era nemmeno la prova che fosse mai esistita una vita in passato. Controllarono e ricontrollarono i dati, ma era sempre lo stesso. Nell'ipotesi di aver tralasciato qualcosa, fu organizzata una seconda missione. Il lancio del Viking 2 il 9 settembre del 1975 ravvivò le speranze di alcuni scienziati. I nuovi dati erano poco confortanti, confermavano solo la verità che nessuna forma di vita era mai esistita su Marte. Naturalmente furono sollevati dei dubbi. Dopotutto era stata spesa una grossa somma di denaro e i seguaci della teoria evoluzionista erano più lontani che mai dal fornire qualsiasi prova concreta della loro convinzione. L'investimento non aveva portato praticamente nessun profitto e il denaro dei contribuenti sembrava essere stato usato per giustificare la fede di un certo numero di scienziati in una teoria non sostenuta da dati scientifici. Alcuni sostenevano perfino che i risultati mostravano che l'intera nozione di generazione spontanea e di evoluzione doveva essere abbandonata.